Vado ora a presentare l'ultimo incontro per la fase di gala di questa serata. Vi lascerò in compagnia dell'amico Alex Negro, che presenterà i prossimi incontri International Main Card. Con questo vi ringrazio e vi saluto. Buon proseguimento di serata da me, Simone Casano. Combattimento Full Muay Thai, 70 kg. All'angolo blu, con 28 combattimenti e 22 vittorie, da Como, Marco Ronchetti! Marco Ronchetti, ancora una volta dalla truppa comasca che è arrivata qui per l'appuntamento del Pala Ruffini di Thai Box Mania 2018, edizione più ricca che mai di grandi nomi. Ci stiamo avvicinando al momento clou, è l'ultimo match del programma Galà e ne vedremo delle belle, Marco. Ne vedremo delle belle sicuramente, Marco, sono due nomi molto interessanti, Ronchetti! A partire da Marco Ronchetti, per concludere chiaramente con il suo avversario. E dall'angolo rosso, con un record personale di 85 combattimenti e 50 vittorie, Filippo Soleil! Filippo Soleil, potremmo dire l'idolo di casa, torinese d'adozione anche lui, perché è allenato proprio dal promoter Claudio Barbuto alla Thai Box Torino. Filippo Soleil non è certo nuovo a Thai Box Mania, non si farà intimorire, ma soprattutto è venuto come al solito qui per vincere. È venuto qui per vincere anche perché deve riscattare la Filippo sconfitta Soleil dello scorso anno a Thai Box Mania. Lo ricordiamo, un match durissimo, un primo round infernale direi, con quella ferita che a seguito di una gomitata in realtà del suo avversario Fabio Puccia, che riuscì in maniera lucidissima in realtà, in un momento molto concitato, a sferrarla direttamente al volto, e lì seguì chiaramente la decisione medica di sospendere l'incontro. Quindi insomma parliamo di un lottatore sicuramente motivato, sicuramente il suo score parla anche per lui, 50 vittorie su 85 incontri, la maggior parte dei quali contro lottatori di un certo spessore, quindi insomma la carne al fuoco è tantissima anche ora. Arriva il saluto stavolta duplice, il rito della Muay Thai da parte di entrambi i lottatori. E Filippo Soleil, come dicevi tu, a Thai Box Mania si è già visto, a Thai Box Mania ha anche vinto, ha vinto nell'edizione 2016 dove è stato incoronato campione europeo WKN. È inevitabile fu l'esplosione del Pala Ruffini, grazie a quella vittoria. Lui che è un lottatore di elevatissima esperienza, avete sentito il record, 85 incontri, 50 vittorie, 35 sconfitte, a dimostrazione che è un lottatore che ne ha già viste di cotte e di crude. Sì, e vuole vederne ancora di più di cotte e di crude, a partire poi chiaramente da questa sera. Avversario non facile sicuramente per caratteristiche tecniche, per caratteristiche anche fisiche, perché sono due lottatori che, lo vediamo, sono di una stazza molto molto simile, però chiaramente ognuno dovrà fare il suo match e bisognerà capire quali facce vedremo dell'uno e dell'altro lottatore. Occhio a pensare che Marco Ronchetti sia il primo arrivato, il 29enne, anche lui ha uno score di tutto rispetto, 22 vittorie, 6 sconfitte e soprattutto un'esperienza dalla sua che lo mette di fronte a un avversario che può affrontare a testa alta, che può mettere ovviamente in crisi. Poi deve affrontare a testa alta sicuramente, anche perché in questa disciplina altrimenti non duri tantissimo, perché è frenetica, perché è ansiosa anche in alcune situazioni e perché serve tanto carattere. Quindi bisogna per forza, una volta saliti sul quadrato, onorare i guantoni e poi soprattutto rispettare l'avversario chiaramente, ma mai esserne intimorito. Guantoni che sono bianchi per entrambi, allora pantaloncini neri bandati di argento e di verde per l'angolo blu, ossia Marco Ronchetti. Invece Filippo Soleil con i pantaloncini neri con dei disegni bianco argentati, li riconoscerete così per i due lottatori che sono pronti a darsi battaglia in questo sostanziale main event della serata di gala. Da qui in poi si va in tutto il mondo, è International Card. È International Card e quindi godiamoci questo confronto. Regole full per quanto riguarda la Muay Thai, 3
riprese da 3 minuti ciascuna, 70 kg, non parliamo di pesi leggeri, non parliamo di pesi massimi, questo forse è uno dei pesi che regala più spettacolo. E spettacolo ne vedremo parecchio in questo incontro. Partono le ostilità fra i due lottatori che per ora si esplorano a calci e ginocchiate, diciamo. Il primo destro a segno da parte di Ronchetti, che ora prova ad entrare ancora nella guardia di Soleid che lo tiene a distanza con un front kick, poi prova a colpire con un calcio circolare. Ancora distanze tra i due, ancora distanze, perché si è già capito come il lottatore all'angolo blu Ronchetti stia cercando fondamentalmente di dare un piglio diverso a questo incontro. Quindi insomma dovrà essere molto bravo anche Soleid a leggere bene le intenzioni, perché a questo ritmo, con questi colpi molto potenti già portati a segno, in realtà sulla guardia però già assestati, sarà molto difficile eventualmente, in caso di continuità, arrivare fino ai punti, fino quindi al termine del cronometro. E la guardia si stanca, lo sappiamo, nel corso dell'incontro, quindi potrebbe essere propedeutico quantomeno da parte di Soled, che per ora ha provato ad accorciare le distanze in un paio di occasioni, tutto si è risolto sempre con un clinch. Ora colpo proibito, involontario ovviamente, di Soled alle parti basse di Marco Ronchetti, che si prende il suo tempo per rifiatare e ritornare nell'incontro. Certamente per quanto riguarda Soled, un primo round molto diverso rispetto a quello dello scorso anno. Assolutamente, anche se qui arriva però un'accelerata decisa, poi in realtà la caduta arriva più che altro dallo sbilanciamento del tentativo di high kick. Ancora Soleid che prova un diretto, lo connette due volte col sinistro, poi la risposta tentata a distanza e si torna in clinch, perché adesso ha capito anche Ronchetti come Soleid piano piano stia venendo fuori, un piccolo diesel che però può far male e lo ha già dimostrato in carriera. Front kick con un cambio di guardia repentino da parte di Soleid, più una finta che un cambio di guardia vero, è ovviamente maggiormente capace a livello ortodosso, diciamo, destro-orso se preferite, Soleid, ma sa lottare anche da sinistro. Sa lottare anche da sinistro, ma insomma quando arrivi a livello di professionista devi essere un minimo eclettico e cambiare anche guardia in corso rispetto poi a quello che è la preferenza dell'avversario, poi è una decisione speculare sia da una parte che dall'altra. Middle kick reciproco dei due senza paura, e ovviamente il cambio di stance, Marco, è anche un po' più componente, come dire, quasi obbligata della Muay Thai. È obbligato sicuramente, poi bisogna sempre valutare incontro per incontro, questo sicuramente è uno di quelli, di quei casi in cui alla lunga può fare la differenza. Schiva l'arbitro Alfredo Zica all'arrivo dei due lottatori, ma ovviamente non fa parte dell'incontro. Clinch ancora tra i due e viene chiamata l'interruzione. Clinch cercato più volte in questi frangenti, evidentemente non c'è ancora la sicurezza di come andare a colpire. Bello il colpo di incontro di Ronchetti mentre Soleid stava girandosi nuovamente verso l'avversario dopo la combinazione conclusa. Spinning back fist sulla guardia di Soleid, si conclude il primo round con, a dire il vero, poco da raccontare, Marco, però evidentemente i due lottatori avranno tratto delle conclusioni che saranno utili nel prossimo. Sì, credo che adesso si siano studiati abbastanza, credo che in questo momento entrambi abbiano capito dove migliorare il proprio rendimento, e poi chiaramente stiamo parlando di un livello abbastanza alto tale da poter far comprendere come sia difficile rapportarsi anche con la psicologia dell'avversario. Ricordiamo che c'è sempre anche il tuo rivale e quindi non si può fare i conti senza l'oste, e chiaramente è una disciplina che al primo errore rischia di punirti, quindi forzare la mano non è neanche una mossa troppo intelligente sempre. E avrei notato, Marco, come il pubblico del Pala Ruffini si sia concentrato insieme ai lottatori, totalmente preso da un incontro che non sarà stato spumeggiante fino a qui, ma sicuramente di occasioni interessanti di studiare la disciplina, di appropriarsi del divertimento insito di questo sport. Ce ne ha dati parecchi. Ce ne ha dati tantissimi, perché sono due lottatori tecnicamente molto validi e molto intelligenti tra le corde. E vediamo chi si dimostrerà il più smart, il più intelligente. Il primo colpo a segno di Soleid, la risposta subito di Ronchetti, ancora Soleid col diretto, poi alcuni leg kick. Bravo Soleid nel gioco di prestigio di evadere sia dal gancio che poi dal roundhouse kick tentato da Ronchetti.
ancora un diretto a segno con il destro lì vicino, poi i due si allontanano, middle kick di Ronchetti che poi trova il modo di riallontanare Soleil pericolosamente vicino, front kick di Soleil, il torinese cerca in qualche modo di entrare nella guardia avversaria con questo sinistro debole. Sì, sembra che Soleil abbia tentato fin dall'inizio di questo secondo round di forzare un po' la mano, di forzare anche un po' la guardia dell'avversario, finora non ha avuto troppo successo, però è iniziando, che inizia a far capire anche le intenzioni reali che tu hai al tuo avversario, anche se qui molto bravo Ronchetti. Molto bravo Ronchetti ad attaccare dopo aver intrappolato il calcio di Soleil, poi i due si chiudono in clinch che inevitabilmente in quella situazione diventa pericoloso, c'è il break di Zika. Bravissimo anche qua Ronchetti nell'evadere questo spinning back elbow da parte di Soleil, in un fazzoletto si è girato comunque il torinese. Una piroetta degna del miglior balletto, ma molto più mortifera il front kick che arriva a segno, forse un po' scarico, ma arriva comunque a bersaglio. Spinning back kick tentato da Ronchetti, sottolineato dall'applauso del proprio angolo, poi i due si accapigliano ancora. Importante anche però l'utilizzo delle corde da parte dei due lottatori, sanno benissimo come la spinta, anche semplicemente un piccolo aiuto nell'inerzia, possa aiutarti a rimetterti sotto e a rimetterti a ridosso dell'avversario proprio. La curva Como, potremmo chiamarla, del Pallaruffini, prova a farsi sentire per Marco Ronchetti, prova a incitarlo. Ora i due lottatori finiscono nuovamente alle corde, nuovamente molto aggrappati l'uno all'altro, viene risistemato sul braccio, il laccio del braccio destro, chiedo scusa, su Ronchetti, e si può ripartire. Front kick ancora di Soleil in allontanamento, più per appunto tenere a distanza l'avversario che altro. Middle kick in risposta di Ronchetti, poi ancora calci tra i due. I calci stanno piano piano diventando un fattore di questa contesa, l'abbiamo visto anche poco fa con Ronchetti che riuscì a parare quel frontale di Soleil. È un bel atterramento qui da parte di Filippo Soleil, che ha trovato il modo di intrapporare Marco Ronchetti. Le proiezioni, che sono un'altra aggiunta rispetto al regolamento che abbiamo osservato negli incontri precedenti agli ultimi che abbiamo potuto vivere insieme, quindi insomma chiaramente non possono essere corroborate da grappling poi a terra, però sono consentite. Ultimi 10 secondi della seconda ripresa e si va ai propri angoli, ecco fatto. Il secondo round è andato agli archivi e sarà interessante capire come si sentiranno i due lottatori rispettivamente alle possibili decisioni dei giudici e quindi come procederanno nel terzo round. Sì, bisogna capire soprattutto per quanto riguarda un equilibrio che sembra essersi rotto, però siamo in quella situazione paradossale in cui non si riesce a capire a pendenza di chi si sia rotto questo equilibrio, di chi abbia sostanzialmente il vantaggio del terreno di gioco, quindi attendiamo di capire secondo loro chi possa essere in vantaggio. Vedremo, anche perché avrà un impatto psicologico su come poi approcceranno il terzo round, e su questo ovviamente un fattore in qualche modo di cambiamento ce l'ha anche in maniera piuttosto importante l'angolo, perché è una visione da fuori, perché dà dei consigli in questo e nell'altro senso al proprio lottatore, al proprio protetto. Farsi sentire da fuori poi è fondamentale e evita di alienarsi per l'atleta all'interno delle corde. Restare concentrati sì, ma non troppo, anche perché magari si rischia di perseguire una strategia di lotta, di conduzione dell'incontro, che non è propriamente l'ideale. E ovviamente le due visioni si fondono per avere quella migliore. Ancora Soleil da colpire col diretto quando Ronchetti cerca di arrivare col middle kick, poi ancora scambio tra i due, a vuoto il kick di Ronchetti. A vuoto perché è stato troppo veloce addirittura dell'esecuzione, quindi la pensata giusta, però la distanza era troppo ravvicinata. In uscita dalle corde Soleil con la ginocchiata arriva soltanto alla coscia dell'avversario, poi prova una jumping knee che però viene fermata da un diretto che lo costringe a tornare in guardia, smorzata, stroncata sul più bello, altro clinch tra i due. E poi un problema al laccio del braccio destro ancora per Ronchetti. Però è molto bravo Soleil quando cerca di premere sull'acceleratore, ma anche nel rispondere alla contromossa dell'avversario, come in questo caso.
Bravo Soleil, allora a cercare di tenere l'iniziativa, vediamo se Ronchetti glielo permette, anche perché ancora non c'è uno sbilanciamento effettivo. Spinning back elbow a segno praticamente a rilento per Soleil e poi ancora clinch. Bravo Ronchetti a cercare la spazzata pesante, ovvero il calcio che mina l'equilibrio dell'avversario ma che alla fine provoca anche dolore, quella dove riesce a trovare il peso giusto, la gamba con il peso dell'avversario, quindi cerchi anche di farlo cadere. Entra con un paio di diretti Soleil, poi viene sempre tenuto a distanza da Ronchetti. Forse avvertono il momento di difficoltà i tifosi di Marco Ronchetti, perché provano a tornare ad incitarlo, quantomeno prova a rispondere anche la curva di Soleil. Ancora le schermaglie tra i due, poi prova un accenno, a dire il vero, soltanto di jumping attack. Bravo Ronchetti, poi un bello scambio tra i due. Soleil bravissimo qui a sbilanciare l'avversario precedentemente con un middle molto potente che effettivamente ha fatto abbassare in tentativo di protezione le braccia a Ronchetti, lasciando quindi scoperto il volto. Una situazione da cui Ronchetti si deve guardare bene, perché la prossima volta potrebbe arrivare un colpo davvero letale o quantomeno molto vicino ad esserlo. Ancora il middle kick di Soleil che prova stavolta ad andare per il corpo, poi cambia idea, torna sul leg kick. Intanto Ronchetti cerca solo un leg kick, spinning back fist a dire il vero, più che elbow, telefonato facile da fermare per Ronchetti, che però per ora subisce l'iniziativa di Soleil. Subisce però effettivamente... sono situazioni in cui Soleil non riesce a prendere troppa velocità, quindi quelle conclusioni, quei tentativi di concludere le combinazioni sono molto statici e molto facili anche da leggere e poco potenti anche. Quasi si sbilancia troppo Soleil, quasi apre la guardia, non ne approfitta Ronchetti. Ultimi istanti di questo bellissimo incontro che a livello tecnico davvero ci ha dato tanti spunti. Siamo nella finale allora dell'incontro, ultimi calci che volano e si chiude. Si andrà alla decisione dei giudici ancora una volta in un incontro che davvero ha regalato il meglio di questa disciplina. Sì, è vero, è stato... tutto perfetto nell'esecuzione, nella conduzione dell'incontro, da manuale, ma serve anche il manuale molte volte per far appassionare anche quelli che magari questa disciplina non la seguono troppo. È decisamente stata una bella idea, perché ovviamente le due componenti di lotta che sono andate a mostrarsi in questo match sono state parecchio intriganti. Qui vediamo un'azione dal secondo round col calcio bloccato da Ronchetti, che poi è riuscito a spazzare e a colpire Soleil tenendolo alle corde. Evidentemente una bella azione in maniera piuttosto intelligente da parte di Ronchetti. Qui invece le ultime schermaglie del terzo round col calcio tentato da Soleil. Siamo alla decisione e allora e vince al ring questo incontro all'unanimità, angolo rosso, Filippo Soleil. E tripudio al Palaruffini. Filippo Soleil batte in questo ultimo incontro del programma di gala Marco Ronchetti per decisione unanime. Salgono a 51 le vittorie in campo professionistico per Filippo Soleil. Un boato straordinario ma anche meritato per Soleil, che ha condotto questo incontro e ha convinto la giuria, ma anche noi vogliamo aggiungere all'unanimità, di meritarsi, di essersi meritato la vittoria.